ragazzi, fuoco! Devo fare un'introduzione con la banda, le Quello magerette, che ti piume di viene, quello che ti viene struzzo, meglio. Tizio Folk, Tiziano con noi anche oggi. Ciao, Sono Tizio. strafelice, noi dobbiamo iniziare così. Happy Happy birthday birthday to to you. you! Auguri Auguroni Francesco! Francesco per domani. Per domani, però noi domani non Non andiamo ci in onda, siamo. per cui la quale cicale, cicale, cicale. Va bene, partiamo subito col salutare tutti gli amici che sono sintonizzati con noi sul canale 14 per quanto riguarda la Romagna, mentre per la zona del Veneto il canale 99, 606 per l'Emilia, 603 per la Lombardia. Tutto il resto c'è lo streaming www.teleromagna.it. Tanto lo sai che le so, che lo sai che quali sono i canali, perché anche tu domani andrai in onda sullo stesso canale, per cui ci diamo un po', ci alterniamo. È giusto, È ogni giusto. tanto. Quindi Quindi. vedete oggi che è venerdì, ma lo vedrete anche domani, dopodomani, sempre sugli stessi canali, perché Quindi vai in guardate onda. sempre questi programmi perché tutto il resto è noia. Cioè, sintonizzate tutti i vostri canali sul 14, punto, così. Basta quel canale Esatto. Ciao. lì. Ciao Letizia, come Sono stai? contenta di averti ritrovato qua nei Ma io nostri ti vedo studi. sempre più giovane, non lo so come, Ma va là. che segreto hai, Sì, insomma, vabbè. ecco. Ciao. E che sai, diventare nonna mi ha fatto bene, mi ha Ringiovanisce. fatto molto bene. Saluto la mia piccolina, principessa Amalia. Ha appena compiuto tre mesi e mezzo, 4 mesi neanche, tra una settimana, per cui insomma è super Sicuramente una gioia fantastico. immensa. Va bene, detto ciò, perché sennò poi vado con l'emozionarmi, non va bene. Andiamo a raccontarci un po' in musica quello che è stato, perché abbiamo fatto una prima parte, un primo step la settimana scorsa. Esatto. Quindi abbiamo ricordato alcuni dei protagonisti, che sono stati 25, oltre all'orchestra base, insomma, che Esatto, che ha fa. suonato sul palco dell'Arena del Folk in questa Esatto. rassegna sax e clarino. E, appunto, io vorrei quasi quasi incominciare con un bel brano subito Così. di chi è rimasto fino alla fine, perché venendo da lontano, ad esempio, c'era qualcuno come Samuele Bazzella che è arrivato da Milano, chi come E dopo, Azzalli sono insomma, arrivati da. si sono esibiti, poi via. Esatto, e poi sono andati via, non è che Giusto. potevano rimanere fino alla fine della serata. E No. quindi guardiamo Cicogna, la polca sempre del maestro Sì. Secondo Casadei, suonata da chi è rimasto fino in fondo alla serata sul palco, quindi suonata da tanti clarinettisti e sassofonisti in quella circostanza. Ok. Thank you.
Secondo a nessuno, lo speciale DVD del concerto dedicato a Secondo Casadei che tutti aspettavate. Secondo a nessuno, la musica dello Strauss della Romagna eseguita dal sestetto 1928 diretto da Moreno Conficconi. I fantastici solisti del grande evento. La grande orchestra sinfonica giovanile Luigi Cherubini diretta dal maestro Giorgio Babbini. I maggiori jazzisti italiani, Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia e Simone Zanchini. Il coro Terra a Terra, le immagini, i suoni e le emozioni di uno spettacolo unico nel suo genere diventano anche tue, vivile insieme alle oltre 4.000 persone presenti al concerto. Fanne parte seguendone racconti e musica. Secondo a nessuno, da oggi a casa tua. Sono i violini del nostro Andrea. Abbiamo fatto un percorso musicale, cioè ormai ne sa più lui di dietro la telecamera che io. Allora, si informa, si vede che è interessato. Deve fare curare tutto il montaggio, le spedizioni, tutto quanto. Lui è il mio punto di riferimento, tra l'altro molte cose non le abbiamo più neanche in archivio qui a Casa del Sonora, ma ce l'è lui. Va bene, detto ciò, continuiamo a raccontarci in musica, perché sono tanti stati gli artisti che si sono esibiti, no, quella serata. Sì, abbiamo visto Azzalli e ci sono stati tantissime altre persone, insomma
le orchestre principali erano, vabbè, c'era anche qualcuno fuori dalla Romagna, perché Maurizio Medeo, come abbiamo detto prima, sì, con Samuele Bazzella, c'era la Maria Grazia Pasi, c'era allora anche qualche orchestrale, di qualche orchestra che non c'è più, perché Claudio Casadei c'è ancora, sì, allora abbiamo un orchestrale che suonava con lui tanto tempo fa, quindi abbiamo miscelato un po' tante cose e quindi è stata una serata veramente piena di allegria, di spensieratezza con tutta questa musica romagnola. Questa serata, lo ricordiamo, potete vederla sugli schermi di Teleromagna, sì, ogni tanto l'ho vista anch'io, per cui io purtroppo quella serata lì non stavo benissimo, però mi ha raccontato Lisa che insomma è stata una bellissima serata, per cui la gente ha risposto e sono molto contenta. Anche io. Continuiamo con la musica. Continuiamo con la musica. A questo punto metterei Nebbia in Valpadana, visto che di fuori c'è un po' di nebbiolina. Diciamo che oggi periodo c'è magari tutto. Io guarda, stanotte sono tornata da Firenze e ce n'era di nebbia in Valpadana. Ha voglia! Quindi andiamo con Nebbia in Valpadana. Che inizia con... Adesso mi hai preso... Così. Si può. Allora, ricordiamo ancora una volta l'appuntamento all'Arena del Folk, insomma, prossimamente, sì, in quest'altra settimana, che è il 5 di dicembre, e poi da lì partiamo e tutte ogni 15 giorni, il primo e il terzo mercoledì del mese, semplicemente 19, quindi 5 e 19 per dicembre, e poi dopo si mangia, si balla e ci si diverte.
sì, rigorosamente con la musica dal vivo. A fine serata con la ciambella, perché esatto, non facciamo più il buffet come facevamo l'anno scorso. Quest'anno, ciambella e vino? Quest'anno sì, ciambella e vino a fine serata, insomma, e si balla perché c'è una pista fantastica, perché esatto, l'Arena del Folk lì a Serravalle ha sempre avuto una bellissima pista. E... allora la guardiamo questa pista con queste immagini, sempre dell'Arena del Folk. Allora, abbiamo visto queste altre immagini, Arena del Folk, magari diamo un contatti se per qualcuno che viene anche da fuori vuole insomma chiedere delle informazioni, la pagina Facebook. Pagina Facebook e eventualmente anche il numero telefonico. Sì, che vai, è il 33, guarda nella tua camera. 338 71 00 844 338 71 00 844. In caso vi siate insomma persi il numero di telefono, tranquilli, perché magari potete fare riferimento anche ai nostri uffici, poi gireremo con piacere insomma il numero di telefono a Tiziano. Perfetto. Allora Tiziano, abbiamo ricordato gli appuntamenti il 5 e il 19 di dicembre, che insomma sono i prossimi primi appuntamenti di questa Arena del Folk, oltre a questi piccoli cambiamenti nel gruppo diciamo dell'orchestra base, c'è qualche novità che ci deve insomma ci aspetta o vuoi lasciare un po' di suspense? Le novità le vediamo strada facendo, perché magari proponiamo sempre qualche modifica anche per quello che riguarda la scelta delle musiche o anche per tutto quello che è il contorno, insomma, certo, tanto c'è sempre qualche movimento che facciamo e quindi vedremo strada facendo quello che si farà. Però mi sento in dovere di ringraziare il presidente dell'associazione Arena, certo, del Folk, nonché mia moglie Deborah, che comunque sia mi dà sempre un gran supporto, certo, su questa cosa, e il mio amico Walter che mi aiuta con le riprese, ma non solo, mi aiuta anche con tutta la realizzazione delle serate. Allora, facciamo anche una promozione, perché ovviamente tu durante le serate le registri e hai l'opportunità di mandarle in onda sempre sul canale di Teleromagna nel weekend. Quindi, nel weekend si vedranno appunto le serate che noi registriamo all'Arena del Folk, e quindi chi viene poi ha possibilità anche di rivedersi, certo, in televisione e di passare anche comunque sia un'oretta sia
da noi presso la nostra sala, che durante il pranzo del fine settimana in allegria con la nostra buona musica. Certo, allora diamo ancora un po' di immagini, sempre tratte dall'Arena del Folk, e noi ci ritroviamo ovviamente per concludere questa nostra giornata e quindi anche questa nostra settimana. Così, col sole in fronte e felice canto beatamente. Voglio vivere godendo l'aria del monte, perché questo incanto non costa niente. Così, col sole in fronte e felice canto, canto per te.
voglio vivere così, con sole in fronte e felice canto beatamente. Voglio vivere così, con sole in fronte e felice canto, canto per te. Olè! Edizioni musicali Casadei Sonora. Divertiti con l'allegria della nostra musica. CD, DVD con polche, valzer, mazurche, per avere sempre a casa tua una grande festa. Spartiti con i brani più belli e popolari, firmati Casadei. Edizioni musicali Casadei Sonora, la tradizione, l'attualità. Vieni a scoprire la nostra storia musicale. Edizioni musicali Casadei Sonora, è una garanzia. Io intanto ti ringrazio per aver accettato, ovviamente un saluto anche a tutti coloro che fanno parte del gruppo, poi tra l'altro voglio salutare tanta gente che viene anche molto da fuori, proprio dall'estremo nord, so che ci sono tanti amici, Torino, Cuneo, che vengono, me lo dicono anche spesso, per cui insomma i complimenti veramente...
Da un pubblico allargato dal nord al sud. Diciamo che il nostro folklore arriva a toccare un po' tutti i cuori italiani, quindi assolutamente ci sono estimatori del nostro genere anche fuori dalla Romagna, e questo insomma è un piacere, perché vuol dire insomma, che comunque fare anche tanta strada anche solo per venire per un paio d'orette e poi ripartire, e lo ricordiamo perché questa è gente che comunque lavora, la mattina presto si alza, fa tanti chilometri, 6-7 ore di strada per venire al vostro appuntamento, per cui questo deve riempirvi veramente di un grande orgoglio, di gioia, no? Sì, veramente, perché... Poi so che vi portano anche... Questa è veramente l'affetto della gente, capito? La dimostrazione più bella, forse, no? Che ti porta ognuno da casa, porta un piccolo pensiero e veramente ti riempi di gioia. Intanto grazie. Lo ricordiamo ancora, 5-19 per quanto riguarda quest'anno. Poi se ci aggiorni durante insomma l'edizione almeno di quest'anno e del 2019, sarò lieta insomma di informare anche tutti gli amici, proprio per ricordare anche tutti gli appuntamenti dell'arena. Molto volentieri. Grazie della tua cortesia e della tua disponibilità. Porta i saluti a tutti i ragazzi che insomma si sono impegnati anche per quest'anno con te, per portare questo, molto volentieri, questo discorso, questo progetto che da anni insomma funziona veramente alla grande. Noi per quanto ci riguarda ci vediamo lunedì per nuove puntate, nuove settimane da vivere insieme. Ciao! Ciao a tutti! Ciao ciao!
casa dei.